Bentornati in un nuovo appuntamento qui su Yo-Kai Watch 1 per Nintendo Switch. Siamo qua a Blossom Heights, abbiamo una stazione, abbiamo un capostazione che ha trovato dei documenti, abbiamo nostro padre che si è dimenticato tutto, ha fatto un backup, quindi se sì lasciate un bel pollicione all'insù, perché questo è l'obiettivo del giorno, lasciare il pollicione all'insù. No, dobbiamo prendere questa busta con i documenti e portarla a nostro padre che... ispirato da Dimenticap, adesso si sta dimenticando tutto. Arigato gozaimasu. Ok, dobbiamo andare all'ufficio e direi che a questo punto take the train downtown. Possiamo prendere finalmente il treno, che bello. Mi piace molto questa cosa del treno. L'ho detto migliaia di volte che tutto quello che ricorda la quotidianità nel Giappone è bellissimo, e questi treni che sono identici a quelli che appunto si prendono come treni veri e propri, ma ti portano da una parte all'altra della città. Sono veramente super fatti bene, uguali, identici, eccetera. Allora, siamo nella stazione centrale, molto molto grande. Stavo dando un'occhiata alla freccia verso il basso e forse abbiamo anche sbloccato una nuova parte di città. Wow, che succede? Non c'è tempo di spiegare. Prendi il tuo orologio, Freak. Che succede? Oh mio Dio, una infestazione di dimentica. Peccone, ce n'è un altro qua. What's that? Tu puoi skip the jokes. Lascia stare le jokes, quindi le battute. Un singolo WhatsApp, dimentica, può ispirare qualcuno e rendere questa persona veramente forgetful, cioè che dimentica tutto. Eccolo. Whisper pure con il dimenticap, cioè non ci capisce più niente. Di che stavo parlando? Dei WhatsApp. Ma sì, ma di che cosa stavo... Ah, ok. Mi sa che è colpa sua. Abbiamo capito che è colpa del WhatsApp. Your dead meeting starts in 3 minutes. 3 minutes? Cosa? Ho il tempo? Guardate nella mappa sotto quante robe ci sono. Mi sa che, anche se non c'era scritto... Oh no! Dobbiamo correre! Dobbiamo correre! Scendi di qua. Scendi qua a sinistra. Che succede se io colpisco... No, 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 non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Mi dimentico dove devo andare se li colpi... Ah! Mi è saltato praticamente addosso. 2 minuti e 44. Ci siamo, ci siamo. Ah, non ci sono WhatsApp qui. Uff. No, 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 non puoi dimenticarti dei documenti. Ok, lui già non ci sta capendo più. Chi sono? Chi sono? Addirittura, cronico proprio. Andiamo di qua. Seventh floor. Beh, dai, abbiamo trovato subito. Hai dimenticato i documenti. Oh, grazie, hai salvato il... Your dad's bacon? Credo sia un modo di dire... Mi hai salvato il di dietro. Credo, non lo so. Ok, avresti improvvisato? No, senza documenti non si può. Stai attento quando torni a casa. Ok. Stai più attento tu, che sei più sbadato di chiunque altro. Uff, è incredibile che ci abbia fatto in tempo. Però ce l'abbiamo fatta. Possiamo andare a casa, sono esausto. In realtà, se mi fai guardare un pochettino il resto della città, sono contento. Grazie per l'attesa, possiamo iniziare. Vorrei fare una... deep dive, quindi andare a fondo nella nostra proposta di development urbano, di miglioramento urbano. Vabbè, stanno iniziando, diciamo, la loro riunione. Cos'è? Un architetto, il padre? Potrebbe essere un architetto. Prendi il treno per tornare a casa. Ma io ho un giretto una volta che sono qui. Io me lo farei pure, a meno che non succeda adesso qualcosa che ci... È successo qualcosa? A cardio workout.
No, amico mio, però è successo qualcosa che non si vede più niente. Aiuto! Secondo me ci ha preso un WhatsApp. Ma che sto facendo di fronte alla stazione centrale? Il WhatsApp ha ispirato noi. Sei molto vulnerabile, ma sei stato sempre ispirato tu, Whisper, cioè... Dobbiamo lavorare su quello. Ma che cosa stavo dicendo? Ecco, ci siamo dimenticati tutto. Molto... molto divertente gioco, molto... Ah, no, ancora peggio di prima. Ma che sta succedendo? Ah! Spero che si risolva, altrimenti... È un bel problema continuare a giocare così. Ma che stanno facendo? Caricalo bene il gioco. Eccolo, ok. Ah, ci ha rubato qualcosa però, probabilmente. Perché... qua c'è un... Ah, vabbè, lì c'è l'orsetto. Dobbiamo chase, quindi dobbiamo inseguire questo WhatsApp. Sì, però sono contento che almeno abbiamo sbloccato questa parte di città. Per adesso vediamo un pochettino che cosa succede. Qua forse ci saranno un sacco di negozi, però per adesso vediamo che cosa succede se continuo a inseguirlo. No, non puoi attraversare con il ro... No. No. Dobbiamo andare a inseguirlo, però dobbiamo stare attenti alle regole del traffico. Let's go, andiamo. Ci siamo vicini, Frake. Quella cosa will think twice. Ci penserà due volte riguardo a mangiare i ricordi dopo che avremo finito con lui. È vicino la bakery, quindi vicino il forno. Andiamo. Let's go. Comunque non c'era bisogno del treno per arrivare fin qui, però ok. Potevamo andarci anche a piedi, ma... Adesso così abbiamo sbloccato tutto. Goccia, che facciamo adesso? Ah, nessuno gioca con lui, è divertente giocare con noi. Stai solo cercando un amico? Hai ispirato tutta quella gente solamente per avere degli amici? Beh, basta darci la tua moneta. Medaglia, insomma. Let's go! Grande WhatsApp, starai sempre nel box. O meglio, nel medallium. Dimentica... No, però WhatsApp mi piace di più. È tipo WhatsApp! 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 Mi piace di più WhatsApp, lo tengo così. Friend, volevo solamente diventare amico, amico! Eccala, di nuovo. Meglio se non chiedi se siamo diventati amici anche noi due. Ok, anche questo mistero risolto. Attenzione, occhio, attenzione! Dove hai preso quella bici così cool? Thanks to you. Diciamo che la riunione è andata bene, ecco, facciamo così. Consider this bike a thank you. È un ringraziamento. Sì! Sì, era proprio quello che volevo. Lo dicevo. Ricordo quanto ero contento quando ho ricevuto la mia prima bici. Sarei andato in giro... No, sì, finché... diciamo, until dark, finché non si fa sera. E anche noi lo faremo. Guardate quanta precisione. C'è anche accanto alla bici, c'è il tipo il cavalletto messo lì perché la bici era posata, insomma. Era posizionata lì. Andiamo per uno spin. Abbiamo ottenuto la bicicletta. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Thumbs up se avete riconosciuto la canzone che stavo canticchiando. QB the Bully. Adesso puoi andare in bicicletta e con il pulsante giù del D-pad si può salire sulla bicicletta. Let's go, finalmente! Un po' di velocità. Finalmente un po' di velocità con la nostra bicicletta che... no, non devo andare di qua. Poi con il tasto B si utilizza, si suona il campanello, ma la signora non vuole
stare a sentire il mio campanello. Occhio sempre alle regole della strada. Spero che adesso possa andare di nuovo nella zona centrale. Sì, credo proprio di sì, perché adesso mi sta proprio dicendo di scendere di qua. Non si può andare con la bicicletta. Queste scale sono diventate un po' strane. Shopper's Row, anche qua sotto, guardate quanto è strano! Guardate quanto è strano! Si è caricato tutto male. No, anche questi edifici, no, non si capisce più niente! Anche questa strada, ti prego, caricalo bene. Prima l'ha caricato bene. So, this is Flower Road, quite a few shops around here. C'è la strada dei fiori e ci sono tanti negozi. Bookstore, ok. Per prima cosa pensiamo ai libri, guardate che bravo. No, invece no, io vado qui, che non so che cosa ci possa essere. Sì, mi sa che questi testi non utili alla storia non sono stati tradotti. Molto strano. Io però volevo assolutamente fare un po' di shopping di roba da mangiare, non per me, ma per avere il cibo da dare agli yokai, per cercare di intanto ottenerli, ma anche eventualmente curarli se serve. Quello che mi serviva però in particolare non erano questi, ma mi servivano delle vegetables. Perché, come detto, però io intanto faccio un po' di shopping. Come dicevo anche l'altra volta, ne prendo uno di ognuno, tanto giusto per averne. Ho un po' di soldi, quindi va bene. E, stavo cercando appunto di ottenere quello yokai, che non ricordo il nome. Uniguerriero. Ah, mi è venuto il flash, Uniguerriero. E ha bisogno di, eccolo, vegetables. In questo momento entrambi, io e Mr. Green, ci assomigliamo perché abbiamo entrambi questa capigliatura un po'. Così. Allora, finalmente. Allora, posso fare, vabbè, 5 di questi. 5 cucumber, che sono i cetrioli. 2, 4 di bambù. E il matsukake, 8000. Sono tanti, però uno lo prendo, dai. Ok, vediamo qua cosa c'è. Ah no, ok, siamo usciti, va bene. Ah, là c'era un oggetto, però non mi va di fare avanti e indietro. Ci siamo, bookstore. Possiamo proseguire. L'ho già detto prima, signore. Non abbiamo assolutamente intenzione di fare questo. Guardi, io ho un sacco di cose da fare, quindi ho paura che devo chiederle di andarsene. Bene, tornerò. Cosa avrà mai chiesto? Cosa avrà mai chiesto? Mi chiedo che cosa... appunto, cosa è successo? Sembra che qualche guaio stia crescendo, tipo stia maturando. Quello! Ah, ci conosce? Scusa che hai dovuto sentire questo. Tutto ok? Sì, just my daily visit. Solo la mia visita quotidiana da questi costruttori che vogliono questa proprietà. Loro vogliono far diventare... Ah, questo posto... Sono andato avanti per sbaglio. Qualche altra cosa. Vogliono buttar giù Flower Road? Non andrò da nessuna parte, ma comunque qualcosa mi sta dando un po' fastidio. Strane cose stanno succedendo da quando The Mall Talk Start. Ah, forse vogliono costruire un centro commerciale? The Guardian Angel is angry. L'angelo guardiano è arrabbiato. Ok. Homeless if we get bulldozed for a road jump press or kiosk. Sarà senza casa se... verrà, cioè il bulldozer verrà qui e credo butterà giù tutto e non so che cosa. Vabbè, andiamo avanti. Non sono superstizioso, ma ho visto qualcosa di strano l'altro giorno. Scusa, non so che cosa da fare. Se sei interessato, tu dovresti chiedere all'insegnante di scienze. Il tuo insegnante di scienze. Alcune robe non le ho ben capite nel dettaglio, però più o meno il senso
sono riuscito a darlo a questo discorso, quindi direi che sono soddisfatto. Ok. Lui è molto strano, ma mi ricorda qualcosa. Mr. Barton. Hey there, Freight. Konnichiwa, Mr. Barton, che sorpresa di vederla qui. Mi potrebbe dire cosa sa riguardo Flower Road, quindi questa strada Deities? Quindi riguardo il Guardian Angel, la maledizione dell'angelo guardiano. Penso di sì. È questo come chiamano le persone? Non sono sicuro che sia una maledizione, ma ci sono strane cose, insomma. Stranger Things are definitely afoot. Abbiamo visto un sacco di incidenti, un incendio, eccetera. Non sono ancora grossi problemi, però lo diventeranno magari più avanti. Stanno crescendo molto velocemente questi problemi. Credo che il tuo classmate, compagno di classe Lucas, era qui quando l'incendio è iniziato. Se sei interessato dovresti chiedere a lui. Sì, ho capito, ma... Ok. No problem, grazie, no problem. Se hai problemi, fai sapere a me. Ah no, è qua sotto. Andiamo da Lucas. Ognuno ci dice mezza cosa e poi ci dice però quell'altra persona ne sa di più. Poi ci dice quell'altra mezza cosa, però quell'altra persona lì sa ancora di più. E va bene. Comunque, città abbastanza grande qui, eh. Eccolo qui, Lucas. Lucas, amico mio, cosa nascondi? No, non sto tenendo delle gomme. I'm glad I ran into you. Sono contento di essere... Cioè, I ran into you, tipo di... Che correndo ti ho trovato, ecco. Che ti ho trovato velocemente. Ti devo chiedere qualcosa. What's up? Ho sentito che tu eri qui in giro quando c'è stato l'incendio. È vero? Sì, è vero. I must be seen because I swear... Ok, sì, c'era, visto, eccetera. Ok, sapevo che sarebbe diventato una cosa peggiore, cattiva, se si fosse espanso. Quindi ho cercato una persona adulta. E quindi loro l'hanno buttato giù facilmente, questo incendio, ma non sanno ancora come è cominciato. C'è uno yokai. Lucas non l'ha visto, però quindi è uno yokai. Uff, vicino il Nocturne Hospital. Nocturne Hospital, me lo ricordo. Grazie per le informazioni, Lucas. Sei stato anche molto... Cioè, hai parlato anche in una maniera molto... forbita. Tutto un sacco di paroloni. In realtà, ragazzetto, solo che io non sono madrelingua inglese. E né tantomeno giapponese. E quindi ho avuto i miei bei dubbi. Ecco, mi ricordavo che non si poteva entrare dall'accesso principale, ma c'era un foro nel muro. E sicuramente questo è il posto. Let's go. Punta il tuo Yokai Watch in quella direzione. Forza! Là c'è un varcologio di rango A. Quindi, Kyubi! Non mi piace questo. No. Non mi piace questo nemmeno un po'. They will pay dearly for messing around my territory. Pagheranno cara per far questo nel mio territorio. Potrei punirli io stesso, ma dov'è il divertimento in tutto ciò? La sua aura è molto, abbastanza potente, è sicuramente un guardiano. A spirit guardian. Tu, sembra che tu non abbia nessun rispetto per lo spazio personale. Mi hai colto in a dreadful mood. Sì, mi hai colto in un mood spiacevole. Questa è una brutta notizia per te. Mi prenderò cura di te velocemente, soon, a presto, diciamo. Ma non adesso e non ora. Quando arriverà la notte, incontrami over at the construction site, nel posto dove stanno costruendo, in downtown. Noi giocheremo lì. Uff. Arrivederci. Wow, che fatica. Beh, è stato strano. Ok, dobbiamo andare di notte in questo construction site. Quindi, intanto io mi prendo queste cose. Ok, non devo entrare nell'ospedale notturno perché appunto ci vuole il rango A. Quindi per adesso non è un nostro problema l'ospedale notturno. Ci dovremo tornare sicuramente. Plane ring, ok.
Però ci sarà un altro boss nell'ospedale notturno. Non ora. Ma cosa c'è? No, insetti non mi interessano. Ok, non c'è più niente qui. Dobbiamo andare di notte e quindi devo tornare a casa. Però vediamo dov'è questo... ora che abbiamo la bici posso correre. Vediamo dov'è questo... questo posto. Iniziamo a familiarizzare con questo posto. A meno che non ci sta guidando verso casa. Downtown Springdale. Oddio, abbiamo sbloccato tutta questa zona. Ora è molto molto grande qui. Eccoci. Allora... It's a watch lock, Frake. You can't open this door with your current watch rank. You need to upgrade your watch until it's at least rank C. Ok, avete capito, insomma. Noi non possiamo accedere qui, ma in realtà ci serve. Quindi dobbiamo fare un po' di cose. Intanto dobbiamo andare a migliorare il rango del nostro Yokai Watch. Perché è di rango D e ci serve il rango C. Direi di farlo velocemente adesso. Eccoci qua. Entriamo. Dal signor Bellavista, spero che possa aiutarci. Sì, va bene. Vediamo che tipo di missione ci chiede un favore. Va bene, dobbiamo farlo. Please don't tell me that. Basta con le mutande. Non ho perso niente. Ho solo bisogno di essere sicuro che voi siete strong enough, forti abbastanza. Non è uno scherzo, eh. Quindi forse dobbiamo lottare con qualcuno? Non è molto complicato. Ok. Tutti in Downtown Springdale, questi yokai. Allora, intanto Signeball. You'll find him in the Academy Shortcut. Suspicioni. Spero che mi dica... È Tantroni. Delivery base out of the arcade. Spero che mi dica esattamente dove sono. Perché non ho voglia proprio di cercarli con solamente queste indicazioni. E invece credo che li dovrò cercare io. Ok ragazzi, siamo a Valdoro Centro. Ho già trovato lo yokai che dovevamo cercare. E quindi let's go con la prima lotta. Fight. Sono addirittura in tre. Tutti uguali. Ok. Questi ci servono ovviamente per il rango. Dai, colpite tutti quanti lo stesso. Tu supposta, cerca di curare. Io devo assolutamente prendere al più presto, magari adesso che saliamo di rango, riesco a prendere Amoroseo o comunque qualcuno che mi aiuti con le catture, con una cura un po' migliore. Vediamo se adesso riesco a migliorare un pochettino la squadra. Ok, il primo è fatto. Oh, forse ci sono. Delivery Bay, ok, eccone, qua ce ne dovrebbe essere un altro. Eccolo qui. Tantroni. E poi mi manca anche l'ultimo. Doverli trovare io senza avere... Cioè, ho solamente il nome del posto, ma non è che io conosca tutti i posti di questa città. Soprattutto Valdoro Centro, che l'abbiamo appena sbloccata. Mica me la ricordo. Dai, su. Dai, supposta, devi curare Cicalama o devi curare te stesso. Stanno missando tutti quanti. Aia. Forza. Ultimo. Let's go. E anche lui è fatto, ne manca uno. Think Karate. Mi sa che ci sono. Sì, Behind Frost's Place, esatto, eccolo qua. Ok, non semplicissimo trovarli, non semplicissimo. Però va bene, dai, li abbiamo trovati e quindi adesso saremo in grado di migliorare il rango del nostro Yokai Watch. Sempre se riusciamo a batterli, ovviamente, potremmo anche non riuscirci. Target, no, niente. Va bene. Ok. Bene. E anche questo è fatto. Possiamo andare direttamente dal signor Bellavista. Prendiamo un po' di X-Orb.
Sì, ma qua se io entro di qua, intanto sfugo a quello yokai. Ah, ok, sono aperti solamente la notte. Strano. Però va bene, andiamo. Andiamo direttamente al signor Bellavista. Ed eccoci qua, signor Bellavista. Prego, 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 prego. Noi siamo fortissimi. Subito? Ah, ok. Adesso di rango C. Allora, siccome ogni volta che entro all'interno del signor Bellavista del negozio c'è questo... Plum, plum. Adesso ci togliamo di mezzo quell'orso, che l'ho sempre detto che l'avrei dovuto fare con il peluche e non l'ho mai fatto, quindi... Però intanto ci vediamo la scenetta e speriamo di aver vinto. Aia, non credo. Ok, ecco, questa roba assordante. Però non mi farò fare lo spiegone, penso. Oppure sì, magari ci dice qualcosa di interessante. Bablong. Ah, pace e tranquillità. Ma mica lui ci vuol fare anche... Ah, bene. Quindi ci dà già le cose per il rango B. Tengloom at the construction site, dove dobbiamo andare. Flumpy in the shopping street, va bene. Sappiamo dov'è, vicino alla via quella dei fiori che abbiamo visto prima. E Mad Mountain over in the abandoned tunnel, che abbiamo visto in uno scorso episodio, nel tunnel abbandonato. Quindi io direi che, visto che sappiamo dove sono questi, rango B sicuramente poi ci tornerà utile averlo. Quindi construction site di notte troveremo anche Kyuubi. Io mi farei gli altri due e poi così nel prossimo episodio andiamo nel construction site, troviamo Kyuubi, andiamo avanti con la storia. Nel frattempo dovrei riuscire a trovare anche l'ultimo yokai per avere il rango B. Così andiamo avanti doppiamente. Ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, mi raccomando, tantissimi pollici all'insù, noi ci vediamo alla prossima e ciao!